Ciao. Allora, di questo ritiro mi è piaciuto praticamente tutto, nel senso che sono arrivata senza grandi aspettative, cioè non, perlomeno no, con grandi aspettative, nel senso che volevo lavorare tanto su di me, ma non sapevo esattamente che cosa sarebbe successo. E quindi ogni giorno, ogni momento è stata per me una sorpresa enorme e praticamente sono veramente entusiasta di tutto quello che è successo in questo mese da quando siamo arrivati qua, perché non sono stati 3 giorni, non sono stati 3 giorni e mezzo con anche i va e vieni, ma a me sembra di essere qua con Patrizia e con Virginio minimo minimo da un mese. E vabbè, la cosa che posso dire è che io non voglio andare a casa e che starei qua con voi ancora chissà quanto tempo. E questo ritiro lo consiglierei vivamente, innanzitutto a tutte le persone che non si sentono bene nella propria pelle e che hanno voglia di ritrovare se stessi. Lo consiglierei perché davvero è un'opportunità incredibile di andare a fondo e di scoprire veramente chi sei, cosa vuoi. E qual è la tua vera essenza? Io devo dire che la sorpresa, una delle sorprese che ho avuto è stato proprio quello di rendermi conto fin dall'inizio che il mio ego e la mia personalità si erano messe da parte. E quindi proprio hanno lasciato lo spazio per un'altra energia, un'altra vibrazione. E niente, lo consiglio veramente a tutti, è un percorso fantastico, magico, con persone incredibilmente magiche, che non si risparmiano in niente, che dedicano tutto, tutto, tutto quello che è il massimo delle loro possibilità, del loro tempo e della loro energia. Venite, perché è un'esperienza che non può essere raccontata, ma può soltanto essere vissuta. So di avere lasciato andare tantissime cose importanti, dei pesi, dei macigni enormi che mi impedivano davvero di essere la persona migliore che posso diventare da oggi forse in poi, e cose molto importanti. Molto, molto pesanti, e si sente proprio che il lavoro scava e che porta alla luce le cose giuste nel momento giusto. Ci sono state rivelazioni molto, molto importanti. Per lasciare andare paure, per lasciare andare situazioni, persone, tutto proprio per dare il massimo di te stessa. Ho avuto, appunto, come dicevo prima, delle rivelazioni che mi hanno permesso di capire e limiti e paure che mi frenavano, e quindi ho potuto accettare queste
queste realtà, quindi sia in regressione ma anche proprio in momenti proprio di coscienza, ok? E ci sono state sì anche rivelazioni su quello che è la possibilità del futuro, di quello che potrebbe diventare se solo me lo lascio finalmente concedere. Allora, il corso si è svolto sempre all'aperto, in posti veramente magici, dove c'era un'energia particolarissima, e ogni volta quell'energia serviva per sbloccare o per portare a una trasformazione che poi era giusta per il passo successivo. Io l'ho vissuta proprio in questo modo, e ci sono stati posti ricorrenti dove non si partiva e si finiva, che sono diventati dei luoghi dove tornare a casa, e ci sono posti dove ho imparato a volare. Alla fine di questi 3 giorni, dove non vorrei mai tornare a casa, porto a Modena una nuova Eddie, una persona trasformata, una persona che ha aperto il cuore e che si è data una possibilità, una chance, e che spero voglia davvero continuare a camminare su questa strada. No, Patrizia, non voglio dire grazie, voglio dire che è una persona fantastica, che è una persona che mi rimarrà nel cuore sempre, perché è veramente incredibile la dedizione, la cura e l'attenzione, l'amore con cui ci ha accolte, con cui ha lavorato con noi, ci ha ascoltato, ci ha supportato, e è stata la mano che ci ha fatto trasformare, ed è stata veramente fantastica. Io non ho mai incontrato una persona come Patrizia, con i piedi ancorati a terra, con un'energia così vera, così semplice, ma così tanto trasformatrice. E la voglio davvero non ringraziare, ma molto molto di più. Patrizia rimarrà nel mio cuore dalla prima volta che l'ho sentita vera, l'ho sentita vicina, l'ho sentita una persona incredibile, e non come tanti finti guri, tante cose inutili, tante sovrastrutture che non servono. È essenziale, pulita, pura, efficace. Ecco, posso proprio dire questo, pura ed efficace. Forse la saluto con queste due parole che riassumono tutto l'amore che provo per lei. Ciao a tutti.